Sì, l'amministrazione sarà presente perché è un problema enorme che coinvolge l'intero territorio. Noi abbiamo una superficie vitata, ma il nostro territorio è soprattutto interessato dall'olivicoltura, la cui crisi di quest'anno metterà in ginocchio parecchi imprenditori. Sono stato presente ad un incontro con il sottosegretario all'agricoltura e ho fatto presente che è una questione importante di un pronto intervento, proprio perché la nostra è una proprietà diciamo frazionata e in questo frazionamento c'è anche il rischio che il piccolo imprenditore non possa portare avanti la prossima stagione, non possa portare avanti la prossima attività imprenditoriale proprio perché non ha più fondi, perché per rimediare a questi mancati incassi di quest'anno, sia nel campo vinicolo che nel campo olivicolo. È una grossa crisi mai vista da queste parti che speriamo possa essere superata attraverso un pronto intervento da parte dello Stato e della Regione. Quando dico pronto intervento, dico che bisogna intervenire con le banche perché possono, diciamo, posticipare e procrastinare la scadenza dei debiti, possono intervenire lo Stato con risorse finanziarie da dare a questi piccoli e grandi imprenditori del nostro territorio.